Oggi voglio presentarvi un piatto che piacerà sicuramente a tutti: gli involtini di melanzane, dei piccoli, appetitosi bocconcini, ottimi sia caldi che freddi. Questi involtini vengono preparati grigliando delle fette di melanzane che verranno in seguito cosparse con salsa di pomodoro, olive nere tritate, basilico e mozzarella a cubetti. E dopo una breve cottura al forno, che farà sciogliere la mozzarella in essi contenuti e quindi farà un piatto filante, potranno essere guarniti con foglie di basilico fresche e mangiati immediatamente, quindi ancora caldi. Gli involtini di melanzane racchiudono tutti i profumi e i sapori della nostra cucina, vanto della dieta mediterranea. E allora vediamo come prepararli. Si devono acquistare 100 g di melanzane e poi vanno grigliate un pomodoro grande, 60 g di mozzarella light, un cucchiaino di olio extravergine di oliva, sale e pepe quanto basta. E come si preparano? Prendete appunti. Lavate e tagliate a pezzetti il pomodoro. Disponete sulle melanzane la mozzarella tagliata a pezzetti molto piccoli, i pomodori e salate quanto basta. Formate dei fagottini e chiudeteli con lo stecchino. Coprite un tegame con un foglio di carta da forno e disponete gli involtini. Mettete in forno e lasciate cuocere il tempo necessario per far sciogliere la mozzarella. E quindi il piatto è pronto. Buon appetito!